La cerimonia di consegna del diploma di laurea triennale delle sessioni straordinaria 2018-2019 ed estiva 2019-2020 ha inizio. Vi presentiamo la commissione di laurea composta dai professori Patrizia Canton, Alessandro Cinquegrani, Roland Interholz, Stefano Paganelli, Francesca Ror, Franca Tamisari, e dalla prorettrice vicaria e neoeletta rettrice, professoressa Tiziana Lippiello. Salutiamo il rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia, professor Michele Pugliesi. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, a tutte, benvenuti e benvenute. È l'ultima mia cerimonia di laurea, è l'ultima volta che mi appresto a proclamare i ragazzi neolaureati dottori. È una grande emozione chiudere questo sessennio in questa piazza che ci ha ospitati lungo tutti questi anni. Io devo ringraziare innanzitutto tutti quelli che hanno reso possibile lo svolgersi della manifestazione. Scusate. Cercherò di essere breve per evitare che il tempo faccia disastri. Grazie al prefetto con cui abbiamo lavorato a lungo per creare le migliori condizioni. Grazie al sindaco che ci offre la piazza, ci concede la piazza, all'amministrazione comunale, il sindaco appena rieletto, a cui facciamo gli auguri di un buon lavoro nei prossimi 5 anni. Grazie al questore e alle forze di polizia, la polizia locale, che ha coordinato i lavori e oggi assiste la sicurezza insieme al nostro personale. Grazie al Dipartimento di Prevenzione, con cui abbiamo definito le misure di sicurezza, tutte le procedure. Grazie alla Soprintendenza che presiede al decoro della piazza e a tutto quanto attiene a questi aspetti. Siamo in un luogo molto prezioso, in una città preziosa. Manteniamo la massima attenzione anche a questi aspetti, oltre che ovviamente agli aspetti di sicurezza. A questa manifestazione teniamo, l'abbiamo voluta, ma vogliamo svolgerla nel migliore dei modi, con la soddisfazione di tutti voi, di tutti noi, ma anche con la certezza che non mettiamo in pericolo la salute di nessuno, né la nostra né di quelli a cui ci rivolgiamo, con cui entriamo in contatto. Non ultimi, ma ringrazio l'associazione di Piazza San Marco, degli esercenti, con cui abbiamo negli anni sviluppato un rapporto di cooperazione e di convivenza nelle giornate di festa per la laurea. Sono giornate importanti che segnano l'interazione della nostra università con la città. Ca' Foscari è l'Università di Venezia insieme a UAV e di questa città noi siamo parte integrante, a questa città contribuiamo in modo importante e contribuiamo in modo importante il primo nostro contributo siete voi ragazzi e ragazze che siete qui oggi. Io voglio ringraziare, prima di avviarmi al breve discorso, lo staff, l'ho già fatto nelle precedenti edizioni di questi giorni. Organizzare queste manifestazioni è difficile, è complesso, crea tanta tensione, c'è tanto lavoro. Grazie di cuore a tutto lo staff degli uffici di Ca' Foscari, della Fondazione Ca' Foscari, il Rettorato, l'Ufficio Promozione Culturale, l'Ufficio della Fondazione, chi dimentico, la comunicazione, se dimentico qualcuno è come l'avessi ringraziato. Grazie davvero, facciamogli un applauso. Ed eccoci qua, siamo qui a celebrare questa cerimonia, siamo qui per i ragazzi, per voi ragazzi, per darvi modo
di celebrare degnamente e come vi aspettavate il giorno della laurea. È un momento importante della vostra vita, del vostro percorso. Avete passato anni, spero, bellissimi come sono gli anni dell'università. Sono anni in cui siete cresciuti, siete cambiati, siete maturati, avete accresciuto quel bagaglio di conoscenza e di competenza che avete sviluppato nelle aule e nella vostra vita universitaria più in generale. L'università ha sofferto in questi mesi, un periodo che speriamo non si debba ripetere, confidiamo non si debba ripetere e stiamo cercando di non far ripetere. L'università è lo studio, sono le aule, è il progresso della conoscenza, è l'ascolto dei docenti, è lo studio collettivo, è lo scambio di idee, ma tutto ciò, per quanto siamo stati capaci in questi mesi di svolgerlo a distanza, grazie a uno sforzo significativo nelle tecnologie che ci hanno reso possibile non perdere neanche un giorno di lezione o perdere quei pochi giorni di lezione che un cambio così repentino nelle modalità didattiche ha causato, di non perdere esami, di non rallentare le carriere, di continuare a offrire tutto quello che era possibile offrire a voi, tranne la cosa che senza la quale l'università non è interamente se stessa, che è la presenza. La presenza, lo scambio, gli sorrisi, la socialità e tutto quello che la socialità rende possibile. Nel discorso di ieri, Telmo Pievani, che era nostro ospite d'onore, ci ha raccontato del significato della serendipity, della serendipità, ovvero di quello che avviene per caso, che non è in realtà per caso, avviene se ci sono le condizioni. Le scoperte più importanti sono spesso il risultato di conversazioni estemporanee tra scienziati, tra persone con retroterra culturali scientifici diversi, che da quegli scambi estemporanei, casuali, trovano idee e cominciano a perseguirle, iniziano collaborazioni che non ci sarebbero state, perché anche le collaborazioni scientifiche hanno bisogno di una comunanza di interessi, ma anche di un fatto personale di empatia, che senza il quale nulla procede. Lo stesso vale per lo studio e per la capacità nostra, dei docenti e vostra, ragazzi, di interagire, di vedersi, di parlarsi, di avere tutta quell'interazione che la fisicità riesce a rendere più rotonda. Ecco, in questi mesi questo non è stato possibile. Oggi abbiamo voluto essere qui per dare un segnale che l'università riparte, è stata una delle forze di questi mesi sempre in movimento, è un segmento su cui contiamo che l'attenzione di chi governa e di chi ha le leve di decisione possa sostenere per quanto merita, perché senza università, senza la ricerca, ma senza la nostra capacità di formare voi ragazzi e vostra di crescere attraverso lo studio, il nostro lavoro, senza tutto ciò questo Paese non ha futuro. Quindi io spero davvero che questo momento così difficile significhi sia anche un momento in cui riusciremo a davvero a mettere al centro dell'agenda prossima, dei prossimi anni, il bene più prezioso che abbiamo, il futuro delle generazioni che abbiamo qui con noi oggi, siete voi. Oggi voi vi laureate, avete sviluppato un percorso che spero, come ho detto, di soddisfazione. Abbiamo cercato, perché cerchiamo sempre di mettere il nostro miglior impegno e le nostre migliori conoscenze a servizio della formazione, di sviluppare in voi quello che riteniamo più importante. Ci sono due elementi della formazione che ricorrono e a me piace sempre enfatizzarne uno sull'altro. I due elementi sono la conoscenza e le competenze. Per troppi anni probabilmente l'università ha inseguito solo la conoscenza, con il rischio di rimanere autoreferenziale, con una scarsa capacità di guardare al mondo esterno. Quel mondo ha bisogno di competenze, ma ha bisogno di persone che sviluppano quelle che hanno quelle competenze, che però poggiano su uno strato di conoscenza che gli permetterà di trasformare quelle competenze, di interpretarle nel migliore dei modi, sapendole farle dialogare, sapendole trasformare, sapendole far evolvere, sapendo soprattutto conservare il senso. Lo diceva questa mattina
la ragazza che abbiamo premiato, la conoscenza e la coscienza di quello che non sappiamo, di quello che non sapete, e la consapevolezza che continuare a studiare, continuare a essere curiosi verso lo studio e aver voglia di imparare è quello che dovrete fare e che spero vorrete fare, perché è quello che continuerà ad arricchirvi e a darvi spessore, a distinguervi in un mondo che oggi è preda di una superficialità che dobbiamo combattere in senso positivo, con gli strumenti che avete acquisito in questi anni, con il senso critico che spero e conto e confido e sono certo che avete sviluppato e che vi faccia per l'appunto distinguere in un mondo di informazione che vi inonda di notizie, quanto è vero e quanto è falso, che vi abbia dato coscienza di quanto è importante la scienza, la conoscenza e la fondatezza, la necessità di scegliere su basi fondate e non su sentito dire o su altro che ha spesso riferimenti non solidi, a volte demagogici, a volte semplicemente senza senso. Faccio un semplice riferimento a coloro che ancora pensano che la Terra sia piatta. Avete scelto una bella università, credo, lo dico io che ho avuto l'onore di esserne il rappresentante per 6 anni, l'ho vista crescere col lavoro di tutti, io ho retto, come si dice, non diretto, anche se in certi casi ho pure diretto, ma evidentemente l'università è fatta di tante persone. Avete avuto 1300 persone che hanno lavorato per voi in questi anni e hanno lavorato per voi e per dare all'università a Ca' Foscari, a Venezia, una delle migliori università oggi d'Italia, una delle università in crescita in Europa, un punto di riferimento per la capacità di riportare in Italia, a Venezia, i talenti, di far crescere i propri talenti, di posizionarsi nei primi posti delle classifiche europee per la capacità appunto di attrarre giovani ricercatori e per la capacità di sviluppare una comunità, di far crescere una comunità di studenti che è apprezzata in Italia e nel mondo. Io ho viaggiato abbastanza in questi anni, ha viaggiato molto di più la mia protettrice Vitalia, oggi la rettrice, la neorettrice, non ancora, ancora per tra pochi giorni, e sappiamo, abbiamo avuto testimonianza costante di quanto siete apprezzati, è merito vostro ovviamente, ma contiamo di aver dato un contributo a far sì che questo sia l'apprezzamento, il gradimento che avete. Avete ottime opportunità nello studio, nel lavoro, spero che sceglierete, anzi sono certo che sceglierete quello che è più vicino ai vostri sogni e alle vostre aspettative. Noi abbiamo condotto un'esperienza insieme a voi fino a qua e spero sia stata quella che vi aspettavate o anche migliore e che vi dia modo di proseguire secondo il vostro sentire. Siete i cittadini del nuovo mondo, siete la classe dirigente del nuovo mondo, prima che studiosi, esperti, siete cittadini e ricordate, questo penso sia l'elemento più importante, cittadini consapevoli, con uno stato di conoscenza e di senso critico che vi guida e vi saprà guidare. Io non so cosa sceglierete in futuro, spero che una parte di voi, lo sappiamo perché normalmente succede, continuerà a Ca' Foscari con i nostri percorsi, altri troveranno altri lavori, fate le esperienze in modo aperto, scegliete, siate curiosi. Diceva un grande statista del secolo scorso, Churchill, che il successo non è mai definitivo e il fallimento non è mai fatale, quello che conta è il coraggio di continuare, il coraggio di essere curiosi e di sognare, continuate a sognare, vi auguro il meglio a nome mio e di tutta l'università. Grazie a voi. E ora, abbiamo sempre un ospite d'onore a queste manifestazioni. Oggi per me è un grandissimo piacere avere un ospite speciale. È un ospite con cui ho condotto un'esperienza di 6 anni, che mi è stata a fianco. Io
posso essere una persona semplice o difficile, tendenzialmente vengo classificato come una persona abbastanza semplice, ma con i miei collaboratori spesso, e lo sanno, divento anche molto difficile. Tiziana è stata una protettrice vicaria, è stata la protettrice alle relazioni internazionali, uno dei segmenti più di successo dei nostri ultimi anni. È stata una compagna di viaggio deliziosa che ha saputo interpretare quel ruolo con delicatezza, sapendo imporsi quando era necessario. Io le ho lasciato il margine che era giusto, abbiamo dialogato, siamo stati molto spesso d'accordo, quasi sempre, ogni tanto no, così va così nella vita. Sono felice che sia... Abbiamo avuto una competizione elettorale aperta con quattro candidature, poi due, ha prevalso Tiziana nella dialettica composta e sono felice di invitarla adesso a dare il suo indirizzo di saluto quale ospite d'onore della cerimonia, dopo anni che è stata insieme a me a consegnare i diplomi. Buonasera Rettore e grazie per queste belle parole che mi fanno emozionare ancora prima di iniziare. Buonasera studentesse e studenti, genitori, amici, buonasera colleghi. Sono onorata per essere stata invitata dal Rettore e potervi dare un saluto ancora prima del mio insediamento, come ospite di questo importante momento per noi tutti. Un invito del Rettore che interpreto come un messaggio di fiducia, un segno di fiducia. Grazie, Rettore. Per voi è un momento solenne ed emozionante vedervi così disciplinati in un momento difficile della nostra storia. È un momento di raggiungimento di un traguardo che festeggerete con famiglie e amici. Ma è anche, come ha detto la studentessa stamattina, la vigilia di un nuovo inizio. E spero abbiate progetti di vita professionale che rispondano ai vostri desideri, alle vostre passioni, oltre che alle necessità. Perché è la passione a portare lontano, prima ancora della competenza e la professionalità. Siete giovani e nonostante i tempi grigi dovete inseguire i vostri sogni, come ha detto il Rettore. Sono lieta di potervi rivolgere le mie congratulazioni e i miei auguri per il futuro. Oggi è una tappa importante della vostra vita e carriera professionale, ma è un punto di partenza innanzitutto. Così io vivo la mia elezione a rettrice di questa università, è un punto di partenza e spero di poter contribuire a costruire il futuro di voi giovani e il futuro dei giovani che seguiranno a voi. La vita universitaria è una delle più belle esperienze della nostra esistenza, arricchita dal rapporto con i docenti, con i colleghi di corso, dalle esperienze culturali e di socialità. Io sono cafoscarina come voi, ho studiato a Ca' Foscari e ho scelto Ca' Foscari perché era nota per le lingue e le letterature straniere, che era la facoltà che io avevo scelto, ma soprattutto per la sua storica apertura verso il mondo, per le opportunità di soggiorno di studio all'estero che offriva fin dal suo esordio a docenti e studenti. E così, proprio come voi, partì per la Cina al mio terzo anno di università. Proprio come voi oggi siete partiti per le varie destinazioni della nostra internazionalizzazione. E già allora la nostra università offriva opportunità di studio all'estero e stimolava gli studenti a confrontarsi con le sfide internazionali in un mondo che non era ancora globalizzato. Non esistevano i cellulari, i computer, internet e un soggiorno di studio all'estero allora significava isolarsi completamente dalla nostra terra e dalla nostra comfort zone.
Ero animata dal desiderio di crescere culturalmente. Non avevo in mente una professione, ma nutrivo grande passione per i miei studi e la curiosità per un grande paese, una civiltà antica tutta da scoprire. Non immaginavo, nessuno sapeva, che l'Asia avrebbe assunto un ruolo di primo piano nello scenario globale. Eravamo in pochi a lezione a Ca' Foscari e gli studi orientali erano considerati una disciplina di nicchia, quasi studi esoterici. Non si pensava agli sbocchi professionali allora, sarebbero venuti da sé. Questa università, tanti anni fa, mi ha dato la possibilità di continuare la mia formazione all'estero, a Pechino e poi a Shanghai, in virtù di accordi fra i ministeri e di una propensione antica della nostra università e di questa città verso l'internazionalizzazione. Io ho dedicato la mia vita allo studio della cultura classica cinese, una delle discipline per cui Ca' Foscari vanta un primato in Italia e in Europa. Ca' Foscari nasce con due orizzonti ben definiti, economia e commercio da un lato, lingue e culture dall'altro. Entrambe queste dimensioni del nostro Ateneo denotano una forte apertura verso l'esterno, curiosità, creatività, applicazione. Due anime diverse ma comunicanti, entrambe fondamentali, senza mai dimenticare le altre componenti di Ca' Foscari più recenti ma fondamentali, come le componenti umanistiche e scientifica. Oggi nel nostro Ateneo le discipline umanistiche non sono in opposizione a quelle economiche e scientifiche, ma si integrano e tutte insieme concorrono per formare giovani preparati ad affrontare un mondo sempre più complesso e interconnesso. Il nostro Paese negli ultimi decenni ha saputo imporsi al mondo intero, da un lato recuperando l'essenziale della sua specifica tradizione culturale, dall'altro utilizzando in maniera più valida e di successo le scienze e la tecnologia moderne, largamente attinte all'Occidente. L'approccio critico e di apertura, senza pregiudizi, verso il mondo intero sono probabilmente i doni più preziosi che ogni laureato di Ca' Foscari porterà sempre con sé, qualunque sia la disciplina scelta. Il messaggio che vorrei trasmettervi è un messaggio di fiducia e speranza, fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità di costruire il futuro. Speranza. Machiavelli diceva che il futuro si costruisce con la ragione e che la speranza non va mai abbandonata, perché la soluzione più efficace si può trovare con la riflessione. Nonostante la cupezza dei tempi, bisogna credere nella speranza di rinnovamento, perché in questa speranza c'è la fiducia nella buona sorte. La capacità di costruire il futuro, di concorrere a determinarlo, si origina dalla fiducia, dalla speranza e da una forte determinazione, dalla forza di volontà che nasce in voi stessi innanzitutto, alimentata dallo studio, dalla riflessione e dalla tenacia. La speranza di Machiavelli è fiducia nella ragione, nel buon senso umano unito a una fiducia nella buona sorte. Penso che ognuno di noi, ognuno di voi, debba lottare per la rinnovazione, rigenerazione, perché senza questa non ci può essere giustizia. Se non c'è rigenerazione e rinnovamento, scrive Machiavelli, la Repubblica muore, muore come un corpo malato, corrotto, cui nessuna cura riesce a restituire le condizioni di salute originarie. Ecco perché voi siete la forza genuina, l'argento vivo della nostra società e del nostro Paese, la futura classe dirigenti, i futuri imprenditori, i futuri protagonisti del nostro Paese e del mondo. E parlando di speranze e di fiducia in voi stessi, vorrei offrirvi una pillola di filosofia cinese classica, ad esempio. Ho scelto un concetto chiave che può essere un esempio nelle vostre relazioni con gli altri. Si tratta del concetto di empatia.
in cinese reso con il carattere shu, che etimologicamente è rappresentato da un cuore, e il verbo seguire. Seguire il proprio cuore e l'altrui cuore e l'empatia. È un esercizio naturale dell'animo umano, un concetto cardine della filosofia cinese, dove l'uomo viene posto al centro, ma non nella sua individualità e solitudine, bensì nella fitta rete di relazioni familiari e sociali che riesce ad alimentare sempre. Quel che conta non è l'individuo in sé, ma la sua relazione con gli altri e con la natura, con il cosmo. Pertanto, il filosofo inizia dalla coltivazione della propria natura, del proprio sé, in rapporto all'altro, dove ciò che conta non è il proprio io, la propria individualità, ma lo spazio fisico e temporale che lo divide dall'altro, nel tentativo di ridurlo, riempirlo di significati e contenuti, colmare le lacune e affrontare le difficoltà che si frappongono fra gli uomini e fra l'uomo e la natura. Se capite questo concetto, capite anche come una civiltà millenaria si sia conservata e perpetuata nel corso del tempo, pur nelle mille contraddizioni e vicende storiche. Dunque l'uomo è al centro della riflessione, la sua coltivazione psicofisica, attraverso una continua tensione positiva verso l'altro. Coltivare se stesso significa innanzitutto guardare dentro noi stessi, cercare i moti più reconditi della nostra natura e indirizzarli per potenziare le nostre capacità relazionali, sapere ascoltare, esprimere e interpretare i sentimenti altrui. Vi ho offerto questa pillola di saggezza cinese per darvi un esempio di una cultura apparentemente lontana dalla nostra, ma a ben vedere anche vicina, universale. Ieri, come sottolineava il rettore, il professor Telmo Pievani ci ha parlato di serendipità, la libertà di fare scoperte casualmente. Penso che anche il vostro futuro vi riservi delle scelte inattese, ma che voi concorrerete a determinarlo con la vostra passione, determinazione, propensione all'ascolto, curiosità e rispetto verso gli altri e verso la natura, la passione per la vita che vivete quotidianamente. Ca' Foscari vi ha offerto un pezzo del vostro cammino, ora sta a voi continuare a costruirlo. Buona fortuna e buon viaggio, grazie a voi e alle vostre famiglie che vi hanno sostenuti. Signore e signori, ha ora inizio la consegna dei diplomi ai dottori dell'Università Ca' Foscari Venezia. Sushma Abinanti, Davide Mazzer. Sukaina Eid Al-Wafi, Tommaso Mazzocco. Alberto Allegri, Francesca Mazzucco. Jasmine Angeli, Marianna Medici. Elettra Arban, Gianmarco Melechi. Andrea Baldan, Margherita Menegazzi. Luca Baroni, Nicole Menegazzi. Riccardo Basso, Alessia Meneghetti. Laila Belfatmi, Giovanni Raffaele Menegon. Cristiana Bellini, Matteo Mezzalira. Asma Benaim, Pietro Miceli.
Marusa Berci Ciupeli, Giovanni Michelazzo, Edoardo Bernardello, Greta Michelini, Rebecca Berni, Chiara Mionetto, Francesco Berno, Valentina Modolo, Francesco Bertacco, Sara Moiana, Lorenzo Bettetti, Aptamau Momi, Mattia Biasi, Federica Monico, Andrea Biasin, Giorgia Montecchio, Martina Birello, Matteo Montellato, Martino Bonata, Giuliana Marcella Montero, Simone Bonora, Francesca Mora, Erika Borgato, Gastone Morelli, Marco Boschiero, Sara Moretto, Teresa Botrè, Nadia Moro, Lamberto Bottaccin, Andrea Mostosi, Sara Bulbarut, Nicolo Nadalin, Lorella Bragato, Fabrizio Napoli, Sofia Brandolese, Sofia Nascimbene, Beatrice Brighenti, Giorgia Nicoli, Alice Brozzoni, Vittoria Niero, Veronica Buso, Adele Novello, Elisa Caenaro, Camilla Novello, Walter Cappello, Perla Noventa, Eleonora Carbone, Sofia Noventa, Eleonora Carrettin, Leonardo Ongaro, Claudio Casellato, Elena Orian, Davide Castellani, Tommaso Orobello, Martina Castiglia, Laura Paganini, Giorgia Catellani, Alessandra Pagin, Giorgia Catelan, Marco Pagnin,
Tommaso Cavalieri, Simone Paoletti, Sara Ceccato, Daniele Paparo, Gregorio Ceccon, Giorgia Pasian, Rebecca Ceccon, Pierantonio Pasini, Silvia Ceola, Stella Pasqualin, Giovanni Ceoldo, Federico Pasquon, Riccardo Cerutti, Riccardo Pasti, Nicole Cescon, Erika Pavan, Federica Chalvien, Laura Pavan, Elisa Checchin, Camilla Pecorari, Enrico Chiappin, Francesca Pegoraro, Silvia Chiarel, Lucrezia Pegoraro, Stefania Chinaglia, Angela Pelizzon, Elisa Chinellato, Francesco Pennisi, Marta Chinellato, Gaia Perin, Valentina Chiti, Martina Perugini, Alberto Chiurato, Filippo Pestugia, Marina Cielo, Davide Petrelli, Chiara Cipollitti, Matteo Pettena, Nicole Cisera, Aurora Pezzuto, Martina Citti, Luca Pezzutto, Enrico Civiero, Giulia Piacentini, Anna Cocchi, Sara Piaser, Silvia Codognato, Luisa Piazzalonga, Lorenzo Coi, Alessia Piccin, Mattia Comelato, Giada Piccinato, Noemi Comis, Marcello Flavio Piccirillo, Laura Consonni, Angela Pin, Elena Conte, Mihaela Pinzaru, Nicola Conte, Nadia Pinzin, Federico Contini, Alvise Piovesan, Stefania Corrente, Nicola Spirone, Federica Costantini, Alex Pittari, Martina Cremona, Michele Pitton, Costanza Criscione, Federica Pivato, Diego Crivellin, Giovanni Pivato, Eva Alessandra Cruz Diaz, Sara Pivato, Martina Cruzzolin, Michele Polcan, Enrico Darodda, Giulia Polloni, Fabio Daros, Irene Pontecchiani,
Melissa Dalbello, Giorgia Ponza. Beatrice Dalben, Stefano Porcellato. Stefano Dalben, Paola Poser. Alba Dalbianco, Silvia Potena. Silvia Dalpiva, Daria Praela. Matilde Dalzilio, Enrico Prearo. Marianna Dalla Longa, Luca Prisco. Caterina Dall'Acqua, Martina Pugiotto. Giampaolo Daminato, Francesca Pugliese. Michelangelo De Francesco, Irene Puglisi. Eugenia De Lazzari, Sara Putoto. Silvia De Luca, Tommaso Quintarelli. Maria De Marchi, Riccardo Raccanello. Chiara De Martino, Tommaso Radic. Irene De Paoli, Carlotta Raise. Greta De Poli, Suela Rakipai. Simone De Poli, Simone Rasera. Lorenzo De Vidi, Giorgia Ravelli. Gianluca De Zen, Sunaina Razzak. Griselda Deda, Diego Rebellato. Elisa Della Chiesa, Giorgia Reginato. Paul Edward Derbyshire, Ilenia Renier. Beatrice D'Este, Glenda Ridolfi. Chiara Di Giorgio, Alice Rigotto. Pietro Di Gregoli, Martina Rigotto. Eleonora Di Jesu, Angela Rizzato. Cecilia Di Leo, Cristina Rizzato. Asia Di Pietro, Alessandro Rizzo. Elia Diana, Emma Rocco. Edoardo Didonè, Gioia Roccon. Nicola Dinca, Lorenzo Roda. Angelica Donà, Giuliano Marco Federico Rolle. Marco Dozzo, Ruggero Romeo. Valentina Eleuteri, Marianna Ronchi. Erika Fabris, Anna Ronchin. Michele Faganello, Valentina Ronchin. Caterina Faggian, Nicolò Rosato. Giulia Falcone, Giorgia Rosini. Giovanni Falomo, Ivana Rossi. Daria Fanara, Nicola Rossi.
Beatrice Fantin, Francesca Rosteghin. Virginia Farinelli, Giulia Rovinelli. Federica Fattore, Elisa Ruvoletto. Anna Favotto, Raul Sabadini. Alessia Favretto, Chiara Salvadore. Sara Ferrante, Mattia Sandrin. Costantino Ferrarese, Giulia Sanson. Cristina Ferrari, Beatrice Sartor. Mattia Ferretto Garbuglia, Massimiliano Serzetto. Maria Lucia Ferroni, Salvatore Satta. Gloria Finetti, Anna Savio. Elisa Fioretto, Rocco Scaggiante. Luca Fiorini, Francesca Scapin. Leonardo Fontana, Gianluca Schiavon. Davide Ford, Paolo Schiavulli. Aurora Forner, Giovanni Scodeller. Elena Fraccari, Caterina Segat. Alessandro Francescon, Igor Seic. Mariam Frangulian, Daniel Seno. Irene Frasson, Elisa Seno. Michele Frasson, Elisa Serena. Dora Free, Lavinia Sgarabotto. Gaia Gabbin, Giovanni Silvestri. Maria Galazzo, Gabriele Simionato. Nicole Gambaro, Giorgia Siragusa. Chiara Garbuio, Alberto Sitran. Eleonora Gasparoni, Rachele Sivori. Sebastiano Gastaldi, Carol Smaiato. Giovanni Gerolin, Anna Smanio. Alessio Gervaso, Mattia Smanio. Tobias Gheorghe, Giusy Somma. Greta Giacomel, Fabio Soncin. Sergio Gianfrate, Maria Vittoria Sonego. Sebastian Gib, Xiao Jie Song. Vera Glessi, Mattia Sorgato. Margherita Agnemmi, Samantha Spaggiari. Beatrice Gobbi, Lisa Spagnolo. Alessia Gobbo, Michela Spanu. Nicole Gobbo, Alexa Sperandio. Sara Gobbo, Maddalena Spigariol. Silvia Gomirato,
Giada Spoldi, Evelina Gorbaciova, Paola Sponti, Mattia Greggio, Sara Squicciarini, Alessia Greselin, Carlo Stecca, Chiara Griggio, Edoardo Stechezzini, Monia Xaiba, Ilenia Strazza, Marianna Guarnieri, Calò Carducci, Tommaso Tagliapietra, Francesca Guella, Ginevra Tanto, Michele Guerrieri, Monica Tarricone, Serena Guida, Caterina Tasselli, Sveva Guolo, Mattia Tempestini, Nicola Owe, Filippo Temporin, Laura Ianiro, Alessia Tidei, Martina Ianna, Francesca Tinti, Nicole Imberti, Stefano Tiraboschi, Yin Yang Ji, Nicole Todesco, Elena Jin, Martino Tomasetti, Riccardo Iommi, Federico Tondello, Ezra Cadia, Giacomo Toninato, Gabriele Klein, Isabella Toniolo, Simone Lalumera, Simone Torresan, Giulia Lamberti, Stefano Torresan, Gianluca Lanza, Andrea Tre, Edoardo Lavezzo, Beatrice Tressoldi, Alessandro Lavina, Chiara Treu, Dario Lazzaro, Sofia Treu, Giorgia Lazzaroni, Beatrice Trevisan, Giacomo Lazzarotto, Alessandro Trevisin, Chiara Alessio, Irene Trinca, Willin Lee, Marta Tronchin, Chiara Libertani, Pietro Tulli, Vilma Lodi Pasini, Federica Uccelli, Alberto Longo, Mira Vanin, Anna Longo, Alessandra Vanza, Arianna Longo, Alessandro Vanzo, Francesco Longo, Miriam Vanzo, Matteo Lorenzi, Martino Varesano, Laura Lorgiola, Giulia Varola, Martina Lovat, Paolo Vavasori, Kevin Lovisotto, Elisabetta Venturin, Francesca Lucchetti, Isaac Venturin,
Francesca Luisetto, Federico Verignan. Beatrice Lunardelli, Giorgia Vettorato. Alvise Macente, Sebastiano Vettore. Federico Magni, Alessia Vettorello. Nicolò Malatesta, Giacomo Vettoretti. Adalberto Malvestio, Francesca Vian. Virginia Mandara, Greta Vianello. Davide Manente, Francesco Villani. Francesca Manente, Francesca Villanova. Francesca Manfioletti, Maria Rosa Vio. Davide Mantesso, Marta Visentin. Tobia Manzato, Erika Visentini. Filippo Manzoli, Adriana Vita. Alessandro Maran, Ermelinda Vuca. Melissa Marangon, Sara Weatherly. Carlo Marasciulo, Riccardo Xu Ye. Valentina Alejandra Marcantetti, Babatunde Tayuden Yusuf. Lisa Marchesan, Leonardo Zabotti. Alessandra Marchese, Giada Zaghis. Lisa Marcheselli, Irene Zago. Alessandro Marchesini, Sara Zambolin. Giordano Marchiori, Chiara Zampieri. Alessandro Marcon, Riccardo Zamuner. Vanessa Maren, Giovanni Zanatta. Andrea Marino, Daniele Zancato. Sabina Mariotto, Giulia Zanusso. Martina Mariutto, Matilde Zaro. Beatrice Martello, Alessandra Zatta. Maria Giulia Martignago, Lucia Zecchinato. Nicolas Pietro Martignon, Emily Zen. Alessandro Martin, Giorgia Zin. Paolo Martina, Anna Zoppè. Anna Martini, Diana Zucal. Nicole Martini, Giulia Zuccarello. Nicola Marzaro. Lorenzo Masarin. Diletta Maschio. Shannon Viola. Leonardo Maschio, Vittoria Niero. Francesco Masiero, Greta Zaggia. Riccardo Massara,
Giulia Massarutto, Costantina Mavrou, Lucia Zecchinato, A breve il magnifico rettore pronuncerà la proclamazione. Si ricorda che è assolutamente vietato il lancio del tocco, che dovrà essere solo agitato, come vedete ora in dimostrazione sul palco. Al termine della proclamazione è necessario che ciascuno si risieda al proprio posto e attenda le indicazioni per l'uscita. Invitandovi nuovamente alla massima responsabilità, vi chiediamo ora di alzarvi in piedi. La parola ora al magnifico rettore Michele Bugliesi. Allora, è la mia ultima proclamazione, fatemi dire ancora due parole, se riesco a concluderle senza emozione o troppa di essa. Intanto, io spero che... È stata una manifestazione veramente diversa dal solito per le maschere, no? Però devo dirvi che la capacità espressiva dei vostri occhi, che io spero che i vostri genitori a casa abbiano potuto vedere, è una cosa veramente che riempie il cuore. Brillate, cioè i vostri occhi brillano e brillano anche i miei. Grazie della vostra partecipazione, davvero. La vostra felicità è la nostra. E poi... in questo caso, cioè a questo punto io normalmente dico, e lo dico anche questa volta, che chiedo un applauso per la commissione che rappresenta il corpo docente di Ca' Foscari, ma questa volta, e l'avrei dovuto fare forse anche altre volte, ma non è mai troppo tardi, vorrei avere sul palco lo staff, perché l'università è fatta dalle persone, queste persone in rappresentanza del personale docente, ma c'è un sacco di gente, tante persone che lavorano con passione e che rendono il nostro lavoro possibile e la vostra formazione un'esperienza di successo. Prego, venite su e un applauso. Lo staff. Venite in qua, venite avanti. Grazie, siete... L'università è una cosa complicata, è un'istituzione che merita un grande rispetto, un grande investimento e queste persone sono quelle che rendono l'università quella che è. Grazie. E adesso, per l'ultima volta, con grande gioia, mia di tutta l'università è vostra, con i poteri che mi sono conferiti dallo Stato, vi dichiaro dottori dell'Università Ca' Foscari di Venezia.